Mattina con Giacomo, rigorosamente in diretta da Orobi Channel 98 0346 2950 per chi vuol chiamare. Oggi una graditissima sorpresa. Venerdì 19 aprile, un grande, anzi un grandissimo amico è tornato a trovarci. Ma prima di presentarvelo, un graditissimo brano in omaggio anche ai nostri amici del Sud. Hai sera nannine, ma ne sai ette, tu sai a do. Tu sai a do. A do, stu cuore in grado chi ti spietta, farmano un po'. Farmano un po'. A do, lu fuo che cocia ma si fuia, te lassa sta. Te lassa sta. E non ti corra appiesa e non ti struia, solo a guardà. Sulla guarda, yamma, yamma, grappa, yamma, 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 grappa, yamma, yamma, punicula, 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 grappa, yamma, yamma, punicula, punicula. Nu passa in c'è. Se vedo Francia approcci dalla Spagna e vengo te. E vengo a te. Tirati con le funne nel tuo fatto, ce lo se va. Ce lo se va. Se va come il vento l'entra fatto, cui sali sa. Cui sali sa. Se ne s'aiuta la capa già, la capa già, e aiuta pa' tornata pa' venuta, sta sempre ca, sta sempre ca, la capa vota vota torna torna attorno a te, attorno a te, stu cuore canta sempre nuta l'urna, spusammo in e, spusammo in e. Rivedere un amico fisicamente dopo 14-15 anni è un grande piacere per me, per l'emittente. Adesso vi posso finalmente presentare il nostro amico, nobiluomo Giuseppe Inga Sigurtà. Sigurtà, il parco a Valleggio sul Mincio. Grazie Giuseppe di essere qui. Ormai abbiamo convenuto da anni di darci del tu. L'ultima volta formalmente ci davamo del lei. Questa volta invece siamo diventati un po' più amici. Allora Giuseppe, vogliamo partire dall'inizio di questa avventura, vale a dire della formazione del parco? Ma molto volentieri. Guarda, mio nonno arrivò a Valleggio sul Mincio per comprare un calesse. Lui abitava in un paese in provincia di Mantova, Castiglione delle Stiviere, dove ancora oggi abito io.
e gli serviva un calesse per andare a Desenzano del Garda perché lui aveva un'azienda farmaceutica a Milano, per cui doveva spostarsi, andare a Desenzano del Garda, prendere il treno e andare a Milano perché era l'epoca della guerra, per cui scarseggiava la benzina e aveva bisogno di questo mezzo di trasporto. Per cui il paese dove facevano i calessi era Valeggio sul Mincio, per cui si reca a Valeggio sul Mincio per comprare questo calesse. E sceglie un calesse che gli piace, c'era però a fare qualche piccola modifica, dovevano mettere un portapacchi nella parte dietro, per cui chiede a questo artigiano di fare questa modifica. Ma l'artigiano, secondo mio nonno, era molto lento, per cui continuava a stressarlo, continuava a dirgli: ma lei ci mette troppo tempo, ma deve fare più alla svelta, eccetera. Allora questo qui non ne poteva veramente più, dice: questo mi ha veramente rotto le scatole. Guardi, dice, che c'è una proprietà che è in vendita, sono 5 anni che è in vendita e nessuno la vuole comprare. Dice, magari lei o qualche suo amico di Milano potete essere interessati a acquistare questa proprietà. E mio nonno decide di andare a vederla. Questo artigiano, molto contento per esserselo tolto dalle scatole, e lui va a vedere questa proprietà. È colpito dalla bellezza e dalla maestosità di alcune piante e dalla vastità della proprietà e decide di comprarlo. Ma improvvisamente, quando arriva l'estate, si accorge di aver fatto un pessimo affare perché mancava completamente l'acqua. Allora dice: ecco, hanno trovato il pollo e l'hanno spennato. Ma un giorno, fortunatamente, arriva un'ingiunzione di 15 lire per pagare questa multa di 15 lire che il precedente proprietario non aveva pagato per diventare socio del consorzio Opificianti e Sifonisti. Pagando queste 15 lire ha riacquistato il diritto di prelevare l'acqua dal Mincio e ha trasformato quello che era una proprietà abbandonata che viveva solamente della raccolta di frumento e taglio indiscriminato di piante per la produzione di legna in quello che viene definito oggi uno dei giardini più belli al mondo. Ecco, ti ho fatto la storia del parco, di come è nato, e tanti me lo chiedono, per cui è molto interessante. Sappiamo a 360 gradi che il Parco Sigurtà è visitato praticamente da persone di tutto il mondo. Se uno va in internet a guardare, c'è gente che dice ho visto il parco ed è gente australiana, come c'è gente boliviana, come c'è gente dalla Russia, magari adesso un po' meno perché ci sono delle restrizioni, diciamo, nell'andare e nel venire, però sicuramente l'Italia tutta lo conosce, tant'è che io conosco persone dalla Sicilia, persone della Calabria che dicono: ah, sono venuto al nord, sono stato su una settimana, sono andato a vedere il Duomo di Milano, sono andato a vedere la Certosa di Pavia, però sono andato a visitare anche il Parco Sigurtà, perché un giardino meraviglioso non è una cosa da poco. Allora, come si arriva a Valeggio sul Mincio? Sì, io ti devo sempre correggere, ti correggo tutte le volte perché Valeggio sul Mincio dopo me lo dicono a una L sola, tu dici sempre Valeggio, Ah, ma è Valeggio. Valeggio sul Mincio, Valeggio con sul una L, Mincio. Sì. per cui ti ho corretto, dai, non ti arrabbi tanto, Ok, siamo no. tra amici possiamo dirlo, no? Ma Se sì, no, la prossima volta lo dico con una L sola. quando torno, se no poi mi riprendono, mi riprendono, mi riprendono. Valeggio No, sul Valeggio sul Mincio. Mincio si trova in provincia di Verona, è facile raggiungerlo perché si può raggiungere uscendo a Peschiera del Garda, sull'autostrada A4, e da Peschiera del Garda sono veramente pochi chilometri, 7-8 chilometri per arrivare a Valeggio sul Mincio. Prima di arrivare al parco ovviamente ci sono i parcheggi, si trovano facilmente i parcheggi dove posteggiare l'automobile, e quest'anno abbiamo fatto anche una novità perché una volta i pullman entravano all'interno del parco, adesso invece abbiamo realizzato un parcheggio esterno. Grazie anche al Comune che ci ha permesso questa cosa, per cui un'ottima collaborazione col Comune di Valeggio sul Mincio, per cui i pullman parcheggiano fuori del parco e possono entrare comodamente a piedi, utilizzando questo parcheggio molto ampio ed è molto comodo. Per cui sempre un grande miglioramento, ogni anno cerchiamo di fare qualcosa di meglio per poter rendere anche i nostri visitatori più a proprio agio. Ecco, ricordiamoci, adesso lo dico giusto, Valeggio ha una sua dépendance che si chiama Borghetto, una sua frazione, e a Borghetto c'è la tradizione del famoso nodo d'amore, vale a dire il tortellino a immagine e somiglianza di quello che poteva essere l'ombelico di Venere. E a tal proposito, e ne chiedo conferma al Conte perché lui, oltre ad essere un nobiluomo, è ancora un conte. Chiedo conferma sul fatto che a metà giugno sul Ponte Mediceo viene servito, diciamo, a 3 o 4 mila persone. Dico giusto? Sì, quest'anno la tradizione però verrà interrotta, quest'anno non lo faranno, l'hanno fatto anche negli anni scorsi per, mi pare, 15 anni di fila,
hanno deciso quest'anno di prendere un anno di pausa e in ogni caso Valeggio è veramente famosissima per i tortellini di Romagna li chiamano tortellini di Nodo d'Amore, tortellini di Valeggio, se si va anche al supermercato si producono questi tortellini e c'è addirittura proprio il nome, hanno anche registrato questo nome, non si può utilizzare, tortellino di Valeggio e Nodo d'Amore. Ci sono a Valeggio veramente molti ristoranti, sono più di 30 e racconto sempre questa cosa perché Valeggio ha circa 11.000 abitanti e ci sono circa 11.500 posti a sedere nei ristoranti di Valeggio, per cui in teoria potrebbero ospitare a tavola, far sedere a tavola tutta la popolazione di Valeggio all'interno dei ristoranti. Mi chiedono sempre qual è il migliore, cioè, sono tutti veramente buoni. Quando si viene a Valeggio si ha l'impressione veramente di essere arrivati in un paese da favola, perché c'è il parco che è meraviglioso, Borghetto che è una meraviglia e poi si mangia benissimo, per cui bisogna proprio venire a Valeggio, fare una giornata dedicata al relax, alla natura e anche, perché no, anche un po' al cibo. Ecco, Borghetto sembra veramente, magari all'imbrunire, un piccolo presepio aperto 365 giorni all'anno, anzi 366 quest'anno perché è stato bisestile. Finiamo il discorso dei tortellini perché non è quello che ci deve portare avanti. La cottura di quei tortellini lì è rigorosamente in brodo di cappone. Poi vengono serviti sia asciutti con burro e salvia, sia per chi li vuole con il relativo brodo. Chiudiamo la parentesi dei tortellini e cominciamo invece a visitare il parco. Allora, uno arriva, parcheggia, ovviamente certo. Va alla reception, acquista i biglietti per entrare e lì le possibilità per visitare il parco sono molteplici, giusto? Esattamente, esattamente. Ci sono diversi modi per poter visitare il parco. Molti camminano e fanno il percorso a piedi. Ricordiamo che non c'è un percorso obbligatorio, ma ognuno può visitare il parco come meglio crede. Noi diamo a ogni visitatore una cartina dove sono segnati i principali punti e uno li può raggiungere come meglio crede. Seguendo i punti che noi indichiamo, ovviamente sulla cartina si riesce a fare una visita abbastanza approfondita. E quanto tempo ci vuole per visitare il parco? Mi chiedono anche questo spesso. Dipende da quanto uno è un buon camminatore, da quanto vuol vedere, da quanto vuol fermarsi, quante fotografie vuole fare. Per cui io dico 2 o 3 ore si possono spendere per vederlo abbastanza bene. Se uno ci passa una giornata intera è ottimo, perché può anche magari fermarsi e fare un picnic. Ricordiamo che si possono fare i picnic presso i nostri punti di ristoro, oppure uno li può fare anche in mezzo al prato senza però poter mettere dei tavoli e delle sedie, magari appoggiando una coperta per terra si può fare tranquillamente un po' all'inglese, e questo è il primo modo per poter visitare il parco. Poi abbiamo anche dei golf car, che sono dei mezzi elettrici a 4 posti che hanno montato a bordo un sistema GPS con uno speakerato che spiega anche quello che è nei vari punti del parco che uno raggiunge, parte in automatico questo speakerato e spiega quello che si sta per vedere. Sono mezzi a 4 posti, un po' come sono le macchinine da golf per capirci. E si può fare tutto il giro del parco, un percorso a senso unico obbligato, dove all'interno ci sono alcuni parcheggi dove uno può lasciare la macchinina elettrica e camminare, visitare la zona intorno. Questo è un buon modo per chi ha meno possibilità di camminare, per cui ha la possibilità di camminare un pochino meno e magari qualche anziano, qualcuno che ha problemi di deambulazione può utilizzare questo mezzo. Poi abbiamo le biciclette elettriche. Abbiamo inserito le biciclette elettriche, abbiamo tolto le biciclette muscolari proprio perché qualcuno aveva difficoltà, perché ricordiamo che il parco si trova su 2 colline, ci sono ovviamente anche delle salite, per cui con la bicicletta elettrica abbiamo dato la possibilità a tutti di poter percorrere, magari facendo anche un pochino di sport, tutto il percorso del parco, e anche e soprattutto facilitiamo coloro che hanno dei bambini, perché avendo i seggiolini anche con la bicicletta elettrica è molto più facile poter affrontare le salite. E abbiamo anche un shuttle, che è un mezzo elettrico guidato da una guida professionista, e fa un percorso del giro del parco in 1 ora e 10 minuti, spiegando le nozioni principali sul parco, porta 13 persone. E infine abbiamo 3 trenini che percorrono in circa 45 minuti l'itinerario degli incanti, sono i 7 chilometri del percorso del parco, con uno speakerato in 3 lingue
che racconta tutto quello che si vede man mano che si prosegue durante questo percorso. Per cui questi sono i modi per poter visitare il parco. Voglio ricordare una cosa importante per noi alla quale teniamo molto, è il fatto che il parco non ha delle barriere architettoniche, per cui anche i disabili o coloro che sono meno fortunati di noi e che devono visitare il parco con una carrozzina lo possono visitare comodamente e possono anche andare sopra i prati e non c'è nessun tipo di limitazione, per cui possono visitare il parco al 100%, e questa credo che sia soprattutto oggi una cosa molto importante. Ecco, adesso prima di addentrarci in quello che sono le coltivazioni, perché il bello di questo parco che ha ricevuto numerosi riconoscimenti e poi diciamo è stato visto su numerose emittenti, perché noi siamo una, ma ci sono emittenti a livello nazionale che ci hanno fatto delle puntate intere, ci fermiamo un attimo per un simpatico break musicale. Nasce dal cuore la melodia italiana e ci farà cantare. Dolci parole che parlano d'amore e una canzone va. E tu che sei lontan da noi, il tuo pensiero fai vola. Ed un ricordo ti porta qui, ti porta in Italy. Una canzone made in Italy, una canzone all'italiana, una canzone per sorridere, sognare un po', amare. Una canzone made in Italy, una canzone all'italiana, un po' ruffiana e un po' simpatica, che sa di mare e sole. In giro per il mondo che dan felicità, cerca un amico, con lui prova a cantare, vedrai ce la farai. E tu italiano a New York sei come quello di Parì, che quando il cuore vuoi far cantare tu canti in Italy. Una canzone made in Italy, una canzone all'italiana, una canzone per sorridere, sognare un po', amare. Una canzone made in Italy, una canzone all'italiana, un po' ruffiana e un po' simpatica, che sa di mare e sole. Una canzone made in Italy, una canzone all'italiana, un po' ruffiana e un po' simpatica, che sa di mare e sole. Un po' ruffiana e un po' simpatica, che sa di mare e sole. Allora, rientriamo e cominciamo a parlare di fiori. Siamo quasi al siamo praticamente alla terza decade di aprile. I tulipani come stanno?
I tulipani stanno molto bene, è cominciata la, diciamo, la seconda parte di tulipanomania, chiamiamo così la nostra grande fioritura, che comincia l'8 di marzo per l'apertura del parco e si conclude ai primi di maggio. Quest'anno è stata una stagione un po' particolare, come sempre la natura a volte ci dà delle sorprese e quest'anno la fioritura è partita velocissima, per cui una parte della nostra fioritura di tulipani è già terminata. Però noi abbiamo un po' dei trucchetti per fare fiori di tulipani un po' dopo, per cui adesso si possono vedere ancora circa 50.000 tulipani fioriti all'interno del parco e credo che sia una buona cosa, perché normalmente se andiamo in giro ci accorgiamo che tutti i tulipani sono praticamente ormai sfioriti. Noi diamo la possibilità ancora per una decina di giorni di poter vedere questa meravigliosa fioritura di tulipani che, lasciamelo ricordare, l'anno scorso, e sono molto orgoglioso di questo, l'anno scorso ha vinto il premio come miglior fioritura di tulipani al mondo, miglior festival di tulipani al mondo, che comprende anche altre fioriture che io personalmente disegno, che sono quelle di Sirmione, di Bardolino e di Solferino. Solferino quest'anno è stato aggiunto all'elenco di fioriture che io personalmente disegno, hanno voluto una fioritura bianca e rossa in onore della Croce Rossa. Bardolino qualche anno fa ha vinto il premio di miglior fioritura di tulipani d'Italia, miglior comune fiorito d'Italia, per cui erano molto contenti, e l'anno scorso con l'inizio di Sirmione, avendo vinto come festival e la miglior fioritura di tulipani al mondo, anche Sirmione è stato veramente contento di poter ricevere questo premio. Ecco. So che i tulipani finiscono anche in Olanda, o sbaglio? Allora, qualcuno ti ha dato questa notizia. Sì, sono molto contento perché un paio di giorni fa siamo stati con tutto lo staff del parco in Olanda, in questo parco che si chiama Keukenhof, che è il più famoso parco di tulipani al mondo, e hanno chiesto di mettere le nostre aiole galleggianti. Qualche anno fa in Canada avevo presentato questa nuova idea di tulipani che venivano messe in queste vasche all'interno dei giardini acquatici del parco, dove venivano piantati all'interno dei tulipani, per cui hanno un effetto sia che si riflette sull'acqua, ma anche possono girare. Agli olandesi è piaciuta molto questa idea e nei loro laghetti all'interno di questo parco ci hanno chiesto di inserire 100 aiole galleggianti nostre, per cui un tocco di Parco Sigurtà è all'interno anche del più famoso parco dei tulipani al mondo, e per noi è un grande orgoglio, e per questo voglio ricordare e ringraziare tutto lo staff del Parco Giardino Sigurtà, che ogni giorno si impegna in maniera incredibile per far sì che questo parco rimanga sempre a questi livelli, vale a dire uno dei più bei giardini al mondo. Lì come vi siete organizzati? Tanti autotreni? Ma in realtà sì, abbiamo organizzato con dei trasporti questi pallet con su queste aiole galleggianti, e le abbiamo mandate in Olanda, e poi siamo andati personalmente a verificare come dovevano essere posizionate in collaborazione con questo produttore olandese di narcisi, perché ricordiamo che abbiamo anche un narciso che si chiama Narciso Sigurtà, è registrato, e l'anno prossimo verrà proprio esposto all'interno di questo parco Keukenhof nella Walk of Fame, che è questa strada principale dove vengono messi tutte le novità e tutti i principali tulipani e narcisi, per cui l'anno prossimo avremo ancora il Parco Sigurtà all'interno di Keukenhof con il Narciso Sigurtà. Noi adesso diamo un break alla regia per uno spazio dovuto, quindi poi cominciamo a parlare di tutto il resto delle coltivazioni.